Lunedì prossimo, 8 febbraio, sarà la giornata internazionale contro l'epilessia, come tutti gli anni, e questa è l'occasione per accendere i riflettori su questa malattia e sull'importanza della ricerca. Noi parliamo con il presidente della Lega Italiana contro l'epilessia, la Lice, il professor Oriano Meccarelli. Buongiorno professore. Buongiorno. Buongiorno, grazie dell'invito. Allora professore, spieghiamo... Brevemente che cos'è l'epilessia e che incidenza ha questa malattia sulla popolazione mondiale? Allora, innanzitutto è una eh, malattia neurologica cronica eh, che colpisce oltre 50 milioni di persone nel mondo e più di 500 mila in Italia, quindi la sua prevalenza è importante. Si manifesta attraverso delle crisi, che sono appunto le crisi epilettiche, a volte molto clamorose, a volte invece scarsamente apprezzabili. Le cause sono molto varie, da quelle genetiche a quelle strutturali, metaboliche, immuni o a volte sconosciute. Può colpire tutta l'età della vita, ma con due picchi maggiori di prevalenza nell'infanzia e nei soggetti over 60. E, senta professore, l'appello di quest'anno è troviamo una cura per tutte le epilessie. A che punto è la ricerca? Uh, sì, il, il claim è quello perché oltre un terzo delle persone con epilessia tuttora non hanno una cura adeguata per la propria patologia. La ricerca quindi si sta dando molto da fare sia per prevenire quando possibile la malattia che per ricercarne le cause eh, e soprattutto per trovare dei farmaci e dei sistemi di cura che siano veramente risolutivi eh, il più possibile per tutte le forme di epilessia perché come ho detto alcune sono anche estremamente gravi e quindi farmaco resistenti. Un'ultima domanda. Che cos'è Epifactor? L'occasione per dare voce alle persone colpite da questa malattia? Sì, come forse si sa, l'epilessia è, è una patologia che stigmatizza le persone, che crea dei problemi anche a livello scolastico, lavorativo, sociale, in senso lato. Quindi noi quest'anno ci siamo inventati questo contest eh, per cercare di tirare fuori il più possibile anche la vena artistica delle persone che soffrono di epilessia, quindi per farli esprimere al meglio e soprattutto per far conoscere a tutta la popolazione. Popolazione, eh, le problematiche legate all'epilessia. E quindi abbiamo organizzato questo contest e premieremo i vincitori sul nostro canale social appunto il pomeriggio dell'8 febbraio eh, prossimo. Grazie. Bene, allora in bocca al lupo ai partecipanti, naturalmente. E buon lavoro, Presidente. Grazie, Presidente. Grazie per essere stato qui.